Mini recensione richiesta da Patreon da Joel Nordio, che mi chiede di fare due parole sul film d'animazione Pixar del 2008, ovvero diretto da Andrew Stanton, già creatore di Nemo, mi pare, Wall-E. Wall-E, devo dire subito, insieme a Up, Monster e quei altri, è probabilmente uno dei film d'animazione americana che preferisco di tutti i tempi. La storia appunto del nostro Wall-E, il nostro robottino che viene lasciato per 700 anni su una terra ormai dimenticata dagli umani, viene lasciato acceso e continua a fare quello che sa fare, ovvero prendere spazzatura, farla a quadrettini e metterla da una parte. Ha per amico un solo insetto, guarda il cielo stellato sognando finché un giorno non arriva Eve, mandata appunto dagli umani per vedere se sulla terra c'è ancora vita. E Wall-E praticamente si innamora, diciamo così, di Eve, la segue ed entra appunto con lei sulla nave madre che la porta dove sono gli umani, li porterà a caos e anarchia insieme a tutti i robot difettosi e riporterà l'umanità ad essere quella che è, ovvero una serie di persone pensanti e non solo sul divano a mangiare e a spippolare davanti a uno schermo. Quel mi ricorda qualcosa che sta accadendo in questi anni. Detto questo, Wall-E è meraviglioso su tutti i punti di vista. Il design è a dir poco eccezionale, fantastica l'animazione, Wall-E è un robottino che rimarrà per sempre nell'anima di chiunque. Comunque Wall-E è fantastico, il suo modo di essere fatto è a dir poco geniale, tutta la narrazione, questa idea appunto di una società umana sempre più dedita in realtà al nulla culturale, ma solo al mangiare, al divertimento più passivo, al divano, al non movimento, è veramente eccezionale, così come è poi eccezionale tutta la prima parte muta praticamente nel silenzio totale di una terra distrutta e piena di spazzatura, fotografata però veramente da Dio. Mentre c'è anche la canzone finale del Peter Gabriel, eccellente, cioè qui siamo di fronte a delle musiche eccezionali. E come ho detto, questo film è secondo me uno dei film di fantascienza più belli degli ultimi 30 anni, che sia d'animazione, è molto relativo. Geniale nella messa in scena, geniale nella costruzione della narrazione, geniale per tutti gli spunti sociali che offre. Stanton si dimostra un altro narratore eccezionale per la Pixar, il film è meraviglioso e risulta essere un vero capolavoro con due C insieme ad Up, ripeto, i due che preferisco, ma poi ce ne sono molti della Pixar, ma questo è veramente un film che mi lasciò a bocca aperta. La seconda parte è divertente, il caos e l'anarchia è tutto molto forte, ma la prima parte è qualcosa di veramente tarkovskiano, qualcosa di veramente incredibile, di bergmaniano, un film geniale, veramente, ripeto, tutto è perfetto nel senso del vero della parola, non la perfezione, quella che infastidisce, la perfezione è quella che rende un'opera completamente inattaccabile sotto ogni punto di vista. Questo è Wall-E, una vera opera d'arte che intrattiene alla stragrande e che, se fate vedere ai vostri bambini piccoli, gliela spiegate mentre la guardate, sarà di molto educativa in questo mondo fatto ormai tutto esclusivamente di computer e roba del genere. Quindi che vi posso dire di più di questo Wall-E? Grazie un'altra volta a Joel per avermene fatto parlare, perché questo è uno dei film che preferisco degli anni 2000 e non, ed è uno dei miei film preferiti di animazione di tutti i tempi, specialmente quella americana. Quindi grandissimo Wall-E, grandissimi tutti quelli che sono andati a vedere, ovvero mezzo mondo. Chi non l'avesse visto, qui sotto al solito c'è il link per comprarlo, qui da qualche parte c'è per donare su Patreon se volete la vostra mini recensione, ma resta il fatto che questo grandissimo Wall-E è un film imperdibile per chiunque ami veramente il cinema e non si fermi essenzialmente all'apparenza e dire è un film a cartoni animati. E questo cosa vuol dire? È un cartone animato, un film d'animazione che vale di più del 99, come ho detto, 9% dei film normali che escono al cinema. Non parliamo poi di quelli di fantascienza che stanno sempre più scivolando nella moda. Grandissimo Wall-E, grandissimo Stanton.